secondo anno consecutivo del Lancia Rewind, raduno organizzato dagli amici della storica Lancia di Volpago del Montello. Il Lancia Rewind è uno dei raduni più importanti che abbiamo a livello italiano ed è senz'altro un punto di riferimento a livello internazionale. Dal 74 all'80 io ho sempre corso con la Lancia. Sono veramente delle giornate indimenticabili. Alpi Orientali, San Martino, mi hanno visto crescere sia come persona che anche come pilota. Lancia Rewind sta diventando, e come si dimostra dalle numerose presenze, un punto di riferimento del marchio Lancia in Italia e all'estero. Nella giornata del 14 aprile il ritrovo è stato presso l'Abbazia di Vidor, dove appassionati, tecnici ed ex piloti si sono dati appuntamento per iniziare un lungo tour nella marca trevigiana, terminato domenica 15 aprile. Lancia è un marchio che entra nel cuore. Uno è lancista perché è del 40 e è nato con le vetture del 40, è lancista il ragazzo degli anni 80 perché nel 70 vincevano e stravincevano nei rally. Io che sono del 78 e sono nata quando Sandro Munari attaccava il casco al chiodo, mi sono appassionata grazie alla vettura che ho acquistato, che è una Lancia Fulvia. Oggi abbiamo tra l'altro che vanno a giustificare l'importanza di questa manifestazione degli ospiti di tutta eccezione per quanto riguarda il mondo Lancia, dai piloti come Tony Carello, Balestrieri, Audetto, tra l'altro abbiamo l'ingegner Tonti, che direi che non abbiamo di presentazioni, e poi l'inossidabile sempre presente Rudy Del Pozzo. Poi si accoderanno anche Tognana e dovrebbe forse anche passare Tony Fassini. Ormai sono diventato un affezionato Lancia anch'io, sebbene sia stato per tanti anni uomo hotel, per 35 anni, adesso ho sposato la causa Lancia perché ovviamente è una bella marca, ha vinto i campionati, è una marca di prestigio. Rinasce la Filanda Vallobiadene. È stato consegnato a giugno l'edificio dell'ex Filanda Piva alla scuola di ristorazione DF di Vallobiadene, che da settembre potrà usufruire di una propria sede. Questa era un'area purtroppo abbandonata e degradata. Dopo questo investimento fatto dalla famiglia Moretti Polegato di Villa Sandi, inizialmente sono state fatte delle opere di ristrutturazione dando vita a questo centro. Questo grazie all'impegno della famiglia Moretti Polegato, che ha finanziato il restauro e la messa in sicurezza dell'immobile più grande che fa parte del gruppo di complessi della storica Filanda. Noi siamo molto legati a questo territorio, abbiamo già altre proprietà, vigneti, abbiamo una cantina, due cantine, abbiamo un'altra locanda a Sandi e abbiamo voluto far rivivere questa grande realtà che era la Filanda Piva di Vallobiadene, dove dava lavoro sicuramente a tutto il paese. Ogni famiglia aveva sicuramente qualcuno che ci lavorava in questa fabbrica. Quindi da anni e anni ferma, chiusa, l'orgoglio è di averla riportata sicuramente alla vita. Vallobiadene negli anni scorsi ha avuto una flessione in quelle che sono le attività commerciali, però devo dire che negli ultimi mesi qualcosa si è recuperato, questo grazie alla forza di volontà delle persone che credono certamente nel proprio paese e che vedono delle possibili opportunità di sviluppo. Oltre alla scuola, in un edificio adiacente è stata inaugurata la locanda Nuova Filanda, con bar, caffetteria e camere. Bene che ci sia questa apertura di nuove attività su questa zona, che già era attiva perché c'è la sede della Confartigianato e un supermercato. Molto bene che anche gli edifici che c'erano qui a lato, che non erano attualmente in uso, vengano adibiti a un'attività così importante come la sede della scuola che abbiamo qui a Vallobiadene, con una struttura nuova e all'avanguardia.
e sono ancora più contento e soddisfatto che si apra una nuova attività come questa, che non è solo un'attività di ristorativa, di somministrazione alimenti e bevande, ma è anche un'attività ricettiva che con la sua struttura permette anche di ospitare persone. Se vogliamo, è giusto, se vogliamo e se volevo fare solo un affatto così di speculazione, non, certo non facevo un investimento del genere, ma l'orgoglio mio è proprio di avere ristrutturato l'edificio più importante e più grande, è una scuola, perché credo molto nei giovani, credo molto nelle attività poi di cuochi che portano il Made in Italy nel mondo e in Italia, accompagnati alle eccellenze italiane e sicuramente anche alle bollicine di Prosecco, quindi un connubio sicuramente vincente. I CIS nei Palù, una giornata all'aria aperta organizzata dall'omonima associazione di volontariato domenica 1 luglio a Mosnigo, paese in provincia di Treviso. Il CIS è un tipo di rana, la rana dalmatina o rana agilis, che è proprio tipica endemica della zona dei Palù. E fra le altre cose il nostro nome di associazione deriva dal fatto che è il soprannome degli abitanti di Mosnigo, che anticamente, come sapete, i vari paesi, ognuno aveva il suo soprannome e quelli di Mosnigo si chiamavano i CIS. I Palù del quartiere del Piave sono un'area verde situata tra Mosnigo, Moriago della Battaglia e i comuni limitrofi. Fanno parte di Rete Natura 2000, un insieme di zone protette istituite dalla Comunità Europea, qualificate come sito di importanza comunitaria, e sono visitabili attraverso percorsi ciclopedonali. Questa è una manifestazione nata in primis per i bambini, ma non solo, perché porta un po' alla riscoperta di questo ambiente che è molto particolare. Ricordiamo che è una bonifica benedettina del XII secolo ed è stata per secoli condotta e tenuta in maniera molto particolare dalla popolazione, che ne ricavava foraggio perché c'erano delle tecniche particolari per cui venivano allagati i campi e si riuscivano a fare anche fino a 5-6 raccolti tagli di foraggio all'anno. Sesta rassegna dei dialetti a Mosnigo. Dugarfa na olta, il titolo di questa edizione che mira a far conoscere a grandi e piccini i giochi semplici degli anni passati. Quest'anno il tema sono i giochi di una volta. Naturalmente i giochi di una volta sono un po' diversi da quelli che avrete visto, perché si giocava a nascondino, che qua a Mosnigo il nascondino, curiosamente, questo lo dico perché è una parola molto strana, si giocava a passovan, che non ha niente a che fare con cook o scondicook, che è il termine solito per dire nascondino. Qua l'ho chiesto anche dei linguisti, nessuno mi ha risposto. Noi altri si giocava a passovan. Ecco, giocare a nascondino oggi per i ragazzi è un po' problematico perché durante una festa, perché magari le normative non ce le permetterebbero e bisognerebbe che ci fosse qua la Croce Rossa, l'ambulanza e un medico. Allora abbiamo scelto di, ce li siamo costruiti, perché far venire una società apposta costava, ci siamo costruiti noi di sera, abbiamo costruito una serie di giochi manuali, che non c'è corrente, non c'è elettronica, non si giocano solo con un dito, col pollice, si giocano con tutte le mani, così. Particolarità della rassegna, l'ambientazione. Via Francia, un borghetto di Mosnigo trasformato dai volontari dell'associazione CIS in un museo a cielo aperto. Tutto il nostro intento che mettiamo durante l'anno, a partire dai presepi, e altre feste che facciamo dentro qua, poi facciamo anche una festa sui Palù, ma per noi il filo conduttore è sempre il mondo contadino, il mondo da cui proveniamo, che non è che sia un mondo che si debba rimpiangere, perché insomma c'era la povertà, c'era la miseria, però c'erano dei bei valori sani che forse ci fossero anche oggi, probabilmente le cose andrebbero un po' meglio, ecco così. I bambini come rispondono giocando con i giochi di una volta? Qua per terra abbiamo disegnato due campanon. Allora, quando ci fermiamo dalla prima ora in cui io spiego un po' come si viveva, spiego la lavorazione della terra, gli attrezzi, così, e prima di passare con Dario dentro a fare il falegname, si mettono là con sasso e giocano a campanon, cioè non li tireresti più via, perciò sono convinto che oggi se vengono qua si divertiranno a giocare con questi giochi semplici, elementari, ma che probabilmente hanno un tocco di fantasia che non esiste più.
i dialetti locali sono un patrimonio culturale del territorio. Anche di questo si occupa Terenzio Gambin, poeta e scrittore con una grande passione per il suo paese di origine. Beh, diciamo che io sono un po' di parte perché senza saperlo, senza volerlo, non lo so, ma una ventina d'anni fa mi sono ritrovato a scrivere in dialetto, ho avuto anche delle pubblicazioni, vabbè, come... e mi sono ritrovato ad essere appassionato. Sul dialetto io dico che appunto per noi della nostra età è la lingua madre, è un patrimonio che è un vero peccato che vada disperso. Io personalmente consiglierei ai genitori giovani in casa la lingua della famiglia che torni a essere dialetto. Io dico sempre, quando faccio delle serate fuori che mi chiedono certe cose, io dico che se io fossi il ministro dell'istruzione italiano direi ai genitori pugliesi, veneti, piemontesi, liguri, abruzzesi, direi per favore in casa, nella familiarità, la lingua della famiglia, parlate il dialetto, parliamo il dialetto, perché stiamo buttando via un patrimonio incredibile di parole, perché anche se si fa un giro qua si trovano termini che se non sono scomparsi stanno scomparendo, insomma. L'italiano i nostri figli lo imparano comunque a scuola, ormai vanno a scuola tutti fino alla quinta superiore, perciò lo imparano anche se non vogliono. Ecco, questo è il mio appello. In casa parlate il dialetto con i figli. Cari amici di Valdo TV, ben ritrovati. Feltre 2018, estate, Comitato Feltre DOP. Apriamo venerdì 6 luglio con la Tiramisù Warm Up. Allenati con il campione, con un ospite d'eccezione, il feltrino Andrea Cicolella, campione del mondo del tiramisù. Pomeriggio all'insegna della tradizione montana. Dopo il rilancio del 2016 si è svolta la terza edizione della Musada. Grazie al Proloco di Valdobbiadene e agli appassionati di montagna, in collaborazione con il Comune di Valdobbiadene. 12 gli equipaggi partecipanti che con le antiche tregge di legno, in gergo chiamate musse, hanno ripercorso il Giaron, tradizionale sentiero che una volta serviva a trasportare il fieno falciato in altura da località Barbaria fino a Pianezzo. Un incontro di realtà musicali infantili e giovanili, italiane, europee e anche extraeuropee, in uno dei più bei borghi storici d'Italia. Dal 19 luglio al 4 agosto, Asolo ha ospitato, per il 14° anno consecutivo, Gioie Musicali, rassegna di eventi musicali e culturali, quest'anno dal titolo Il nostro patrimonio, dove il passato incontra il futuro. Il festival coinvolge ogni anno circa 100 bambini e ragazzi in attività musicali, con workshop che spaziano dalla musica classica al jazz, al pop, al rock e al tradizionale, con un team di formatori accuratamente scelto. L'introduzione a questo
La rassegna è organizzata dall'Orchestra Giovanile La Régescence, coordinata e diretta dal maestro Elisabetta Maschio, che è stata insignita del Leone d'Oro regionale per la divulgazione culturale e due medaglie d'argento del Presidente della Repubblica per l'organizzazione di questo festival internazionale.